Ciao Lalilu. Scegli un colore. Bianco. Magia di Lalilu. Un bicchiere di latte. Wow, è tessuto! Voilà, modelli! Prova questa camicetta bellezza. Decora con il cordino. Stampa conchiglia. Chiudi la mano. Wow, occhiali! Un berretto da dottoressa. La nostra sirenetta nuota ad aiutare i pazienti. Gary sta esplorando il fondale marino. Quando all'improvviso... Oh no! Il poveretto è andato a sbattere contro una spina. Cosa sento? Qualcuno ha bisogno di aiuto. Gary, cosa c'è che non va? Oh, capisco, va tutto bene, ci penso io. Andrà tutto bene. Posso aiutarti? Vorrei poter diventare un medico. I sogni diventano realtà. La nostra sirena lavora in ospedale. Ventilatori a dinosauro. Prendi l'elica. Lame d'argento. Queste ruote sono comode. È ora dei tessuti. Piega il sedile. Assembla la cornice dalle cannucce. Mini ruote. Questa sedia a rotelle aiuterà i pazienti a muoversi. Ursula chiama le murene. Nuotate da me, Flotsam e Jetsam. Volete giocare? Prendete la palla. Wow, che tiro potente! Chi la prenderà? Le murene combattono per la palla. Ferme, stop, cosa fate? Fate a turno, smettetela di litigare! Oh no, Ursula è rimasta fulminata. Oh, mi dispiace davvero. All'ospedale presto! Ti accompagniamo! Andiamo! Prendi una boccetta. Quante perline! Queste! Stampa l'etichetta. Rimpiccioliscila. Spago azzurro. Avvolgi il fondo. Una conchiglia delicata. Queste vitamine rafforzeranno la tua salute. Chi è il prossimo? Il pesce ha un problema di gonfiore. Sembra un palloncino. Non preoccuparti, ti aiuto io. Quali vitamine? Forse queste. Prendi una pillola. Come ti senti? Oh, qualcosa non va. Il pesce è diventato rosa. Ops, vitamine sbagliate. Proviamo queste. Il colore è tornato normale, ma il pesce si è gonfiato ancora di più. Oh, oh, giusto. Sono arrivate delle nuove vitamine. Ultima possibilità. Evviva, il pesce è tornato alla normalità. Evviva, stammi bene. Cartone pressato. Modelli. Polistirolo. Crea un tavolino. Le perline fungeranno da ruote. Prepara le scatole. Attaccale. Installa il pannello di controllo. Inserti blu. Riempi di sabbia. Fissa il supporto. La nostra incubatrice è pronta. Il pesce sta passeggiando. Che giornata meravigliosa! Oh, un piccolo tritone è tutto solo! Ariel, ho bisogno del tuo aiuto! C'è un cucciolo di tritone! Presto, andiamo! È ancora qui! Il bambino è al sicuro con me! Sdraiati qui, piccolo! Ti misuro! Oh, com'è piccolo! Serve l'incubatrice! Il bambino acquisirà forza e crescerà! Oh, che meraviglia! Un bambino sano crescerà davanti ai nostri occhi! Scegli una bambola. Prepara l'argilla leggera. Prendi la gomma piuma in tinta.
cospargi di glitter, paillette lucide. Cambiamo i capelli. Che bambino meraviglioso! Ariel si è addormentata. Il tritone è riuscito a crescere. Oh, da quanto tempo dormo? Wow, sei già forte, tesoro! Vediamo! Sei in salute! Meraviglioso! È ora di correre dagli altri pazienti! Pronto, Ursula? Ho bisogno del tuo aiuto! Nessun problema! Cos'è successo? Prenditi cura del bambino mentre sono via! Ok, che carino! Siediti tranquillo, io farò un pisolino! Il bimbo è scappato! Ha lasciato un polpo! Fa il solletico! Oh, un polpo! Dov'è il bambino? Piccola peste! Eccoti qua! Aspetta, piccolo burlone! Dove corri? Preso! Ma abbiamo giocato a nascondino, eh? Prendi la schiuma! Colorala di azzurro! Vediamo! Cospargi di sabbia blu. Un po' di arredamento nautico. Qualsiasi collo si riprenderà rapidamente con un collare speciale. Il tritone sta leggendo un nuovo libro. Wow, that was amazing! Amico, aiutami! Voglio imparare a leggere, ma il libro è in alto. Tu sei più grande. Lo prendi, per favore? Okay. Sì, nessun problema, fratello. Questo? Oh, è bloccato. Ops. Watch out! I libri sono caduti. Oh. Ho il mio libro. Grazie. Oh, what? Chiamerò un'ambulanza da solo. Pronto, dottoressa? Dove sei? In biblioteca. Arrivo. Wow, che casino. Ascoltiamo i polmoni. Controlliamo il polso. Fa male qui? Oh! Lividi, devi indossare un collare. Completerai il tuo look. Grazie, mi hai aiutato molto. È il mio lavoro. Goodbye. Prendi il cartone. Piegalo a metà. Paesaggi marini. Quale scegliere? Questo. Serve solo lo stand. Una conchiglia. Una composizione nell'angolo. Tutto è pieno di sabbia. Un cuscino morbido. Il pesce si sente a casa. Hello. Dottoressa, sono qui per una visita dopo un infortunio. Oh. Per questi casi abbiamo un simulatore speciale. Siediti sul cuscino. Così? Sì, sì. Ora muovi lentamente la coda. Destra, sinistra. Funziona, evviva! Ottimo risultato, la coda si muove di nuovo. Ti sei ripreso? Sì, grazie! Felice di aiutarti. Prendi del cartone spesso. Un po' di colla a caldo. Lavora con il pennello. Assembla il sedile. Una pinna di polistirolo. Copri con l'argento. Attacca i lati. Manca la pinna. Questa poltrona massaggiante regalerà un vero relax. Ariel sta lavorando molto. Oh. Ciao, gran lavoratrice! Giochiamo? Mi dispiace, tesoro, ho molto da fare. Prenditi una pausa, rilassati! Oh, no! La mia sedia si è rotta! Meglio così, ho un'idea! A cosa stai pensando? Ta-da! Una poltrona massaggiante! Oh! Wow! Amazing! Oh, ok, la provo! Oh, grande! Non sono mai stata così comoda! Te l'avevo detto! Ottimo! Posso conciliare il riposo con il lavoro!
Immergiti per prendere le parti in plastica. Una e due. Uniscile. Impasta la melma. Mettila qui. Frutta fresca. C'è del latte rimasto nel frigorifero. Argilla gialla. Purè. Con verdure. I piselli. Una dieta equilibrata per i pazienti. Ci sono pazienti poveri e ricchi in ospedale. Il tuo pranzo è salutare, signorina. Ottimo, avevo fame. Niente pranzo per me? Ehi, cosa c'è che non va? Non essere triste. C'è cibo a sufficienza per due. Davvero? Certamente. Grazie, che bontà. Ho anche il latte. Ne vuoi? Non rifiuterò. Prendi quello che vuoi. Le ragazze sono diventate amiche. Sei davvero cool. E tu hai un buon cuore. Che scena carina. Vecchie cuffie. Questo non ci serve. Taglia il cavo. Aggiungi i dettagli. C'è un display sul retro. Questo termometro ci aiuterà a determinare la temperatura senza causare disagio al paziente. La nostra principessa è malata. Poverina, non si sente bene. Elsa inizia a girarsi. Oh my God! Hai la febbre. Dobbiamo misurare la temperatura. Wow, sta andando alle stelle! Come posso farla abbassare? Elsa ha una visione. Wow, sono davvero sulle nuvole? Oh, è bellissimo qui! Oh no, il tempo sta peggiorando. Pioggia d'argento. Non mi scioglierò. Elsa! Chi c'è? Qualcuno mi chiama? Elsa, svegliati! Oh, stavo sognando. Bevi questo, presto funzionerà. Nel frattempo, leggiamo insieme la nostra fiaba preferita. Trasforma il timer da cucina in un defibrillatore. Incollaci sopra ingranaggi e accessori. Fallo sembrare più vecchio. Colora il gancio. Fanne un altro. Colleghiamo i cavi. Gli elettrodi sono pronti. I parametri vitali vengono visualizzati sullo schermo. Proviamo il dispositivo. Emily sta riposando in una stanza d'ospedale. Giro di visite. Come va qui? Oh, il battito cardiaco è sparito. Devo salvare la paziente. Cosa faccio? Devo prendere misure estreme. Defibrillatore, per favore. Carica 200, libera! Ricarica 300, libera! Non è un buon modo per svegliare una lady. Oh, pensavo ci avessi lasciati. L'ho fatto un paio di centinaia di anni fa. Aggiungi una cornice al rettangolo di cartone. Ritaglia gli adesivi. Incollali. Decora la cornice con gli strass. Ha la forma di una corona. Controllare la vista è facile e indolore. Aurora ha preso un appuntamento dall'oculista. Dottoressa, puoi controllarmi? Certo, nessun problema. Incredibile, l'ufficio è cambiato. Anche la dottoressa sembra una principessa. Oh, è come una favola. Copri un occhio. Ok. Dimmi cosa vedi. Non ci vedo. È tutto sfocato. Temo che la tua vista sia peggiorata. Non preoccuparti. Devi solo prendere delle medicine. Grazie, seguirò il consiglio.
Un'altra paziente soddisfatta. Questo coperchio è decorato con i fiori. Copri con il vetro. Un'asta è al centro. Metti l'asse. Riempi i vasetti con la soluzione. Aggiungi i contenitori alla flebo. Collega i tubi. Wow! Rapunzel ha deciso di andare dalla tricologa. Dottoressa, dove sei? Scusa! Ti ascolto. Ah! Signorina, come stai? Ti sei spaventata? Un po'. Salvami i capelli, per favore. Hanno iniziato a cadere. Non posso perdere la mia magia. È grave. Non preoccuparti. Ti prescriverò una flebo con una medicina speciale per i capelli. Okay. Adesso puoi riposarti. Ecco fatto. Wow. Ottimo risultato. Wow, sono così setosi. Continua a prendere le tue vitamine e starai bene. Thank you. Svuota la scatola di metallo. Taglia una piccola parte dal filo di plastica. Copri l'interno della scatola con la carta stagnola. C'è un pannello di controllo sullo sportello. Questo sterilizzatore distrugge tutti i batteri e i germi nocivi. La sposa cadavere è andata dalla dentista. Hello. Dottoressa, sono qui per un controllo di routine. Nessun problema, siediti per favore. Okay. Vediamo. Quando la dottoressa si volta, un verme scivola giù dalla spalla della paziente. Wow, adoro entrare negli armadietti! Esame completato. Un attimo, sterilizzo i miei strumenti. Ah, che cos'è? Questo posto dovrebbe essere sterile. Scusa, è colpa mia. Ce ne andiamo. Goodbye. È stato imbarazzante. Ritaglia 4 pezzi dal feltro. Cuci. Aggiungi le perline per l'allacciatura. Infila la corda. Arriccia il nastro di raso. Questo adorabile corsetto ortopedico non rovinerà il look della principessa. Un altro giorno d'ospedale. Ciao, come posso aiutarti oggi? Dottoressa, mi fa molto male la schiena. Diamo un'occhiata. Oh! Capisco, hai bisogno di un corsetto posturale. Oh no, è orribile! Penso di sapere come aiutarti. Provalo, è una collezione limitata. Wow! Fantastico, sembra una principessa. Stringiamolo. Wow, la mia schiena non mi dà più fastidio. Grazie, dottoressa. Stammi bene. Questa perla tornerà utile. Aggiungi delle strisce di colla a caldo. Crea un comodo pennellino. Questo smalto non è solo decorativo, ma anche curativo. Mano è andata dalla dottoressa. Chi c'è? Sono qui! Sistemami le unghie! Oh, le tue unghie hanno bisogno di aiuto! Cominciamo con la ricerca. Prenderò dei campioni e analizzerò tutto. Capisco, hai i funghi. Ti metto uno smalto curativo. Ti sentirai come se non li avessi mai avuti. Wow, sento già l'effetto. Grazie, dottoressa. Ci trucchiamo? No. Taglia la vecchia spugnetta. Incollaci la gomma piuma. Questo collare è perfetto per i problemi al collo. La dottoressa si sta godendo la pausa pranzo. Ma uno zombie ha bisogno di lei. Dottoressa, sono nei guai. Siediti, prego. Cosa c'è che non va? Mi fa male la testa e la mia percezione della profondità è tutta incasinata. Vediamo. Aha. È la cervicale. Indossa questo collare e ti sentirai meglio. Wow. Incredibile! Mi sento di nuovo bene! Mi hai guarito!
questo è il mio lavoro. Stammi bene. Thank you. Fascette luminose. Crea un casco luminoso. Ci sono tanti fili colorati che sporgono. Usa un supporto per telefono. Collega i cavi. Prepara una sedia per il paziente. L'elettroencefalogramma ci aiuterà a tenere traccia di eventuali cambiamenti nel cervello. La dottoressa sta aspettando i nuovi pazienti. Hello. Dottoressa, aiuto! Non mi sento bene! Descrivi i tuoi sintomi in modo più dettagliato. Sono sempre super assonnata. Ehi, stai bene? Svegliati, signorina! Ops, mi dispiace. Vedi, sono così tutto il giorno. Suggerisco di fare un esame del cervello. Ok. Devi essere il più rilassata possibile. Beh, è facile. L'esame è finito. Puoi svegliarti adesso. I risultati sono normali. Il mio consiglio è semplicemente di consumare più caffeina. Oh, questa soluzione è perfetta! Wow, sono piena di energia! Grazie! Devo comprarmi una macchinetta da caffè! La plastica tornerà utile. Taglia una parte dell'asta. Imballa il set in una busta con chiusura. Il kit per il prelievo del sangue può andare in laboratorio. Una fila di pazienti si è radunata in ospedale. Shrek, tu sei il prossimo! Oh no, no, non sono pronto! Andiamo! Penso che sia ora che me ne vada! Non aver paura! Sbrigati! Ho paura degli aghi! Dopo tocca a me, veloce, non farci aspettare! Siediti, non ci vorrà molto! Oh, ho paura! Non guardare! Fatto! Sei libero di andare! Non ha fatto male! Ecco un lecca lecca per un paziente molto coraggioso! Facciamo un lettino! Stira il tessuto! Cuci i dettagli! Guarda quante cannucce! Aggiungi dei comodi braccioli. Wow! Avvolgi i nastri adesivi con un pezzo di stoffa. Ritaglia un paio di poggiatesta. Niente può fermare il vero amore. Elsa e Jack sono in slitta. Ma un ostacolo è comparso nella tempesta di neve. Oh no! La slitta è volata contro un albero! La coppia è finita in ospedale. Almeno ci siamo divertiti. Come ti senti? Misuriamo la pressione. È a posto. Preparati per andare a casa. E tu? Non mi sento molto bene. Non sei ancora guarito. Tesoro, cosa facciamo? Forse può tornare a casa con me? Mi dispiace, dobbiamo ricoverarlo. Guarisci presto, tesoro. Penserò a qualcosa. Ok. Jack dovrà rimanere nella stanza da solo. Elsa è seduta sul suo trono. Hello. Lalilu, aiutami a trovare lavoro in clinica. Per prima cosa, dobbiamo farle il camice. Wow, bei pantaloni! Cuciamo un dolce vita glitterato. Mettile un camice azzurro. Wow! La croce rossa è un dettaglio importante. Porta sempre con sé uno stetoscopio nuovo. Elsa è pronta per il suo primo giorno di pratica medica. Aiuto! Ho urgente bisogno di imparare a fare il medico! Devo salvare il mio ragazzo! Dovrei studiare un sacco! Farò qualsiasi cosa per lui! Yay! Allora prendi i libri! Questa è la teoria, ma ci vorrà anche molta pratica. Ok. Elsa sta studiando medicina. Yes!
Sono un animale spaventoso! Chissà come ha fatto a laurearsi. Il percorso è completo. Yeah, sono vestita come un vero dottore! Ecco la tua laurea! Grazie! Adesso salverò Jack! Io sono Olaf! Forse dovrei fare il dottore anch'io? No! Non posso avere un altro studente così! Ora che è una dottoressa, Elsa può inventare una pillola magica per Jack. Come posso fare un farmaco miracoloso? Ho tanti ingredienti, ma non ho idea di come mescolarli. Quante parti! Costruiamo un laboratorio. Installa la palla. Collega il tubo pop. I contenitori collegati consentono il flusso del fluido. Riempi il contenitore principale con una soluzione. Ad ogni fase, il liquido acquisisce nuove proprietà. Elsa si è messa al lavoro. Ha pensato molto. Spero che tutto funzioni. Forza, l'ultima connessione! Prendo un campione e lo esamino al microscopio. Oh, deve essere migliorato. Non è facile. Ma alla fine ce l'ha fatta! Wow, la mia pillola curativa! Salverò Jack! Tesoro, svegliati! Ho speso molto tempo e sforzi per aiutarti. Cosa? Elsa? Dai, prendi la pillola magica! Pensi che mi aiuterà? Oh, mi sento molto meglio! Mi hai curato! Ne è valsa la pena! Ah, cosa non faremmo per amore? Facciamo una bambola! Mescola gli ingredienti! Riempi lo stampo! Ecco una bella bambola! Il corpo è morbido! Incolla i capelli! Cuci delle mutandine. Decorale con un bordo in pizzo. La sorella di Elsa è arrivata in ospedale. Hello. Tesoro, puoi controllare il mio bambino? Certo, c'è della vita dentro di te. E io diventerò zia. Vediamo la pancia. Wow. Ora ascoltiamo. Ui, il bambino scalcia. Sta implorando di uscire. Ah! Cosa devo fare? Non sono pronta! Andrà tutto bene! Il team di medici ha seguito il parto di Anna. Hai avuto una bambina sana! Oh, figlia mia! Elsa, grazie per l'aiuto! Congratulazioni ad Anna e alla bambina! Cosa prendiamo? Abracadabra! Arriccia il cerchio di tessuto. Crea un piccolo Olaf con l'argilla leggera. Disegna gli occhi. Riempi l'impacco con dei cubetti di ghiaccio. Impacco Olaf! Facilita la gestione degli infortuni. Antonio sta correndo per l'appartamento. Il ragazzo ama i giochi di guerra. Nessuno può passare quando l'agente Antonio è di turno. Oh, come ho fatto a non vedere il tavolo? Aiuto, ho urgentemente bisogno di un dottore. Oh, povero me. Ciao, hai chiamato? Ah, vedo la ferita. Un impacco freddo ti aiuterà. Ecco il mio Olaf curativo. Wow, la mia gamba è come nuova. Oh! Non ho nemmeno fatto in tempo ad andare via e ti sei fatto male di nuovo! Ah, questi pazienti! Un contenitore di plastica. Incolla l'etichetta. Abbiamo una comoda maniglia.
trasforma uno stick di colla a caldo in un mucchio di ghiaccio. Riempi la scatola. Usa l'argilla per modellare un cuore. Fai i vasi. Copri con lo smalto trasparente. I medici stanno aspettando i nuovi pazienti. Yes. Avanti! Ciao! Non possiamo sposarci se la mia fidanzata è morta. Oh. Ah, ha bisogno di un cuore. Visitiamola prima. Ascoltiamo. Hai ragione, non batte. Aspettami qui. Ok. Emily può essere rianimata con un trapianto di cuore. Tesoro, per favore, accetta di farlo. Pensi che ne valga la pena? Certo, questa è la nostra unica possibilità. I medici si sono messi al lavoro. Il corpo si rilassa. Ti addormenti. Ciao, ciao. L'operazione è complicata. Ha funzionato. Svegliati, è andato tutto bene. Che sensazione insolita. Sono di nuovo piena di energia. Tesoro, sei ancora più bella da viva. Adesso possiamo sposarci. Olaf è proprio goffo. Allora, dov'è il tuo ramoscello? Procuriamogli una protesi. Assembla il braccio. Fissa il palmo. Collega i cavi. Nascondi la cucitura sotto la spalla. Il braccio biomeccanico è anche meglio di quello vecchio. Olaf è andato dal medico. Elsa, ho perso il braccio! Oh, poverino, come hai fatto? L'ho perso tra dei rami e non sapevo più qual era il mio! Ah, ti metterò una protesi. Prova questo braccio. No, troppo legnoso, troppo rigido. E questo è troppo umano. Non disperare, ordiniamo qualcosa di nuovo. Il corriere mi ha chiesto di portarti questo. Ottimo, grazie. Bene, amico, provalo. Wow, incredibile. Evviva! Wow, ora sono come un fantastico cyborg e sono molto più forte. Grazie, Elsa. Stammi bene, pupazzo di neve robot. Facciamo un inalatore. Collega parte della cannuccia al pezzo Lego. Incolla un pezzo di cannuccia. Attacca l'elastico. La maschera per l'inalazione è pronta. Non appena premi il pulsante, il vapore caldo entra nella maschera. Il bambino sta facendo un trattamento. Inspira profondamente ed espira. Elsa, aiutami! Ho il raffreddore! Non riesco a respirare con il naso! Ti cureremo! Sdraiati sul lettino. Prova a respirare nella maschera. Wow, va molto meglio! Eccellente! Registro la visita. Elsa è occupata! Nessuno se ne accorgerà! Che oggetto utile! Ehi, dove hai portato il mio dispositivo? Beh, tornerà utile in casa. Oh, Olaf,